Non è per far content, ma forse anche sì, vi porto Articuno, un team direttamente dal mondiale, che è proprio questo qua, in attesa della regulation e quindi del DLC che andranno a rivoluzionare tutto, un team di Yusuke Tsuganezawa, dovrei averlo detto giusto, come potete vedere, con Articuno. Andiamo a vedere cosa troviamo, voi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate qua sotto, voglio sapere se questo team vi piace, se è un miracolo che abbia fatto dei due mondiali, oppure se secondo voi è un ottimo team. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Primo match in salita, ma a noi piace così, perché affrontiamo forse il team più forte del formato e io ve lo vorrei portare e magari ve lo posso giocare anche stasera in live alle 18, vediamo. Un team che ha vinto molti tour, fra cui anche il recente Victory Road in mano a Yoshi con un Arcanine Sui Choice Band, eccetera. Io decido infatti di lidare con Palafin per essere in grado anche di potermi dileguare dal terreno di gioco. Allora, qui Palafin sarà ovviamente fondamentale. Peccato non avere Heavy Slam qua, cari amici. Peccato. Peccato. Leve... Gelo pugnerei lì, quasi quasi. E qui dobbiamo ovviamente levare. E mandiamo a Bomas, no? Dobbiamo mettere... Non più la Hail, bensì la Snow. La tempesta di neve. Il danno c'è, ma non troppo. Questo dovremmo reggere, eh? Ok. E il gelo pugno qua fa un buon danno, ma non kill, è quello che vogliamo. Mamma mia, avevo visto il freeze, avevo visto il freeze. Dietro, come avete visto, abbiamo Articuno, eh? Quindi ora Ice Shard purtroppo mi sa che non fa il kill. Andiamo di Bora, andiamo di Bora, andiamo di Bora, andiamo di Bora. Tanto lui, Magic Brillio, ci fa la kill. Sti Grand Cates. Vediamo chi si prende Bora. Noi abbiamo retto questo U-turn grazie appunto alla Tempesta di Neve, che in questa generazione regala in maniera occulta, ve lo ricordo ancora una volta perché magari qualcuno di voi ha le prime armi, non ci sarebbe niente di male, anzi, molto bene che giocate, bravi, regala un 1,5 di difesa, esattamente come fa, sempre in maniera occulta, freeze, no, su i Pokémon roccia la Sandstorm. Ok, non vi nego che potrebbe essere time to Palafin. Soprattutto anche lì con Cempaoli. Voglio perdere a Bomas, no? Fammi buttare dentro Articuno, che peraltro appunto la difesa è aumentata, abbiamo anche Snowclock, siamo Specs, bisogna cominciare a pigiare con le bore. Ma guarda, questo 2023, io devo giocare Articuno. Ora ci sono varianti di questi Flutterman, alcuni sono terra acqua, alcuni sono terra erba, alcuni sono terra fairy, quindi ci sta, qui peschiamo il terra erba, gli forziamo la terra, indubbiamente non è male. Era un'ottima giocata anche Ice Shard, a essere convinti del... Che cazzo di danno è? Ah beh, giusto, è Orb questo team qua. Se avessi fatto Ice Shard qui... Articuno tanto se la evita. E non è male. Protect. Bene. Dobbiamo tirare giù quel Cempao con Bora. Non penso ci riusciremo. Abbiamo trovato un team maccio. Abbiamo trovato un team maccio perché
comunque la presenza di Arcanine mi impone determinate scelte. Poi lui non l'avrà portato, l'avrà portato, ci impone determinate scelte che poi appunto si riflettono in complicazioni per noi. Questo è Rilla a morire. Dovrebbe aver fatto sbigo, ma magari ha predicato, eh. Se avesse fatto suerte uno avrebbe fatto maluccio. Noi siamo Spex. Terra. Yes, viene giù Cien Pao. Abbiamo crittato. No, sì. Sì, abbiamo crittato, perché secondo me poteva essere lì per reggere. Bravo Articuno! Smesciate il mi piace, ma soprattutto iscrivetevi. Mi piace, servono fino a un certo punto. Iscrivetevi se vi gasa Articuno. Ma che content è questo? Andiamo avanti, calma, calma. Vediamo chi è l'ultimo, perché se c'è Arca siamo comunque un po'. Benissima. Cioè, si deve loccare su Extreme Speed. Questo è un dato di fatto. Se no io con Palafin. Cioè, ok il meno uno, ma si deve loccare su Extreme Speed. Topino, tu hai perso. Perché il meno uno Mystic Water del supereroe non è sufficiente. E allora è il momento di tirare il borone, detto anche di borare. Vai! Siamo anche alti, eh. Siamo anche due centesimi, quindi, cioè, è anche una partita di pregio. Ho gasato? Fatemelo sapere qua sotto. Oh, se volete essere gasati live, vi aspetto oggi alle 18, eh. Ma ora, non andate via, ce n'è un'altra. Mi piace, iscrizione, si guarda un altro match. Mi piace, iscrizione, si guarda un altro match. Vai! Cosa divertente e che può anche essere un valore aggiunto per questo video, affrontiamo quasi lo stesso team, con una Mongus al posto di Rilla, come potete vedere, a dimostrazione di quanto questa comp, andando per la maggiore, ve lo stavo dicendo prima, no? E noi dobbiamo fare praticamente la stessa lead, lui la affronta in maniera già diversa, come potete vedere. Non so se voglio diventare... Potrebbe anche essere un'opzione, quella di sperare contro di lui, perché lui è booster speed, booster. Alla fine ci potrebbe anche stare. Si tira, tuono pugno, lo si porta in range di Ice Shard. Secondo me ci può stare. Farò così in questo secondo match. Così potete anche vedere in un video quanto un piccolo dettaglio, quale un oggetto dell'avversario, può cambiare un game plan, unito al fatto che non ha Rilla e ha Among Us, una roba più statica, ok, senza fake out, mi permette di fare cose anche già diverse sin da turno 1, nonché l'esperienza maturata del match precedente mi dice forse possiamo tentare anche questa Terra. È venuta un'idea da Iron Hands, che è quella di tirare per l'appunto un ottimo a questo punto, devo dire. Buono pugno. Miss sua Boma. Grazie. Stiamo sculando, eh? Stiamo sculando. Ce la mettiamo? Non ce la mettiamo. Droppami tutto. Droppami tutto. E questo fa male, eh? Ottimo. Perché dico ottimo? Perché non è morto. Perfetto. Gelo scheggione. E tuono pugno anche. Vediamo se l'aspetta il gelo scheggia. Ora, noi stiamo giocando un team, come detto, dei mondiali. Quindi, in realtà, dovrebbe, forse, sia uno che sta sul pezzo, anche essere conosciuto. Quindi. Pioggia danza. Ecco perché dobbiamo togliere dalle balle. Pioggia danza, però, vuol dire un palafin illegale, eh? Noi abbiamo un palafin illegale adesso. Tanto si è tolto un Pokémon. Uno è sotto Ice Shard barra Jet Punch.
Vediamo. Arca. Arca che non può fare Flatbits. C'è anche questa cosina qui. Arca che non ha fatto Intimidate. Quindi è zuccata stramaledetta. Qui Pablo ha portato Shifu. Non ha portato Mongus Pablo. Facciamo una sorpresa a Pablo. È rimasto. Boh. Giocata un po' a cazzo di cane di Pablo. Però va bene così. C'è White Shad, aveva bomba piena. Ma il problema è che noi abbiamo un Articuno che... Vediamo chi c'ha. Amongus. La buttamelo, no? Vabbè. Non siamo messi bene. Arca, ve l'ho detto, è un problema. Dice, ma c'hai Palafin. Ma lui c'ha Amongus. Tererà qui, lui. Mi sembra evidente. Così come potrebbe in realtà anche fa Spora. Niente, le nostre fish le dobbiamo mettere su Articuno e il suo Snowclock a questo punto, mi sa. Lui potrebbe anche tirare, zuccare e fa spora. Però dovrebbe fare il power. Si è fatto questa giocata perché vuole incassare Bora di Aboma nel mentre che mi fa zuccata su Palafin. Facendo col Vorap ovviamente, perché sennò prende Jet Punch. Spritzalamp. Ce l'ha tutte. Beh. 106. Il budello di Tuma. Potevi essere più veloce. Che ora lui mi zucca. Snowclock più la mancata accurasi di zuccata. Guardiamo se la evitiamo. Può starci. È la nostra win condition. Non ne abbiamo altre. Ora lui mi attacca ovviamente a Articuno, ragazzi. Nulla, arriva. Partita finita. Anche perché nello specifico non abbiamo trovato un CB, ma abbiamo trovato un Life Orb con zuccata. Se no io terando Terra Ice avevo già atterrato, va bene. Però in regime di Best of 3 posso anche gestire un Arcanine del genere. Con la frana, la zuccata no. La zuccata no. Qui o andiamo di freeze. Lui giustamente va a tagliarsi la percentuale. E niente. Quella di prima l'avevamo vinta, questa ve l'avevo detto nell'intro del match precedente, è un matchup molto in salita, inoltre lui con un team con un'arca particolare, poi ha anche giocato bene. Eravamo partiti meglio paradossalmente in questo secondo game. Ce ne entra un altro, ce ne entra un altro. Bonus stage. Io vi dico la verità, un po' ci speravo, abbiamo trovato lo stesso team con una comp ancora diversa. Con il Pokémon Erba, che a questo giro è Breloom. Questo è un masterclass sul metagame, ragazzi. Per l'appunto, purtroppo non ci va neanche bene come matchup, ma a me piace molto, perché è lo stesso team. Andrei con lo stesso gameplay.
nostro avversario va a tirare Flutterman, evidentemente vuole tirare un Moonblastone. Quello che non sa è che ci abbiamo fatto tuono pugno, quindi questo Flutter è morto. Partita, guardate quanto cambia con le Terra diverse. Una terza partita, ancora una volta molto diversa dalle altre. Quindi voi capite anche il perché dell'importanza della lista aperta ai tornei. Giorno. Quello prima aveva Rain Dance, quello prima niente. Giorno di sole brutto, peggio di Rain Dance, perché non abbiamo quel plus che avevamo. Va bene. Anche ora mi esce Arca. Fammi Flare Blitz. O Brelom. Qui purtroppo lui non la missa. Mi farà, immagino, Spora. E noi qui ci dobbiamo affidare a Bora, che sotto sole a 70, esattamente come quando la tiri non sotto Ale. E qui ovviamente andiamo a missare prima su uno e non poi sull'altro. Sarebbe stato paradossalmente forse meglio colpire Brelom, però ci accontentiamo. Brelom immagino sia Sash, ma qualora non lo fosse stato sarebbe morto. Vabbè, forse Arcanine. Inutile dire che io devo ritirare qui, vero? Io qui devo ritirare, perché devo rimettere la tempesta di neve per regalarmi lo Snowclock ad Articuno e quindi aumentargli l'illusione e rendermi Palafin, se riesco ad arrivare a fine turno, giocabile. Mi espongo a una giocata che potrebbe essere anche ovvia, ossia quella di targettare con semitraglia, ve lo stavo dicendo, per l'appunto la slot di Aboma. Tanto abbiamo avuto culo qui, perché lui fa due colpi soli. Abbiamo avuto culo. A testimonianza del fatto che non è Loaded Dice, ma è il buon vecchio Brelom. Ora, in questi team gli Arca girano CB, però abbiamo visto che quello prima era diverso. Quanto siamo veloci? Perché io fossi lui farei Mach Punch. Se lui è Adamant... siamo più veloci. Se lui è Adamant siamo più veloci. Che Brelom arriva a 134. Però anche qua, ancora una volta, siamo trollati dai set. Allora, la cosa forte di quel team è CB Arca Isui. E loro li cambiano. E non c'è problemi. Dico, qual è il dettaglio che fa, che rende forte questo team? La Choice Band su Arca Isui, togliamola. Allora può fare Frana serenamente. Mach Punch Frana. Vinciamo se ci parte lo Snowclock su questa Frana. Fa poco carica. Secondo me la reggiamo, perché abbiamo il boost della... Lui non vuole missare, è chiaro. Madonna però, ragazzi. Attenzione. Arca è a V. Non lo congeliamo. Non giochiamo proprio niente. Probabilmente andremo a vincere una partita su tre in questo video, ma è anche allo stesso tempo, secondo me, uno dei video più belli e più utili per farvi capire le sfaccettature di un meta, quanto il Battlespot a lista chiusa sia una merda se la gente fa determinate scelte di team building. Magari stanno testando, non vanno demonizzati, per l'amor del genere. Però, insomma, andare a snaturare Arca. Arca V sta bene in altri team. In questo team qui
deve essere offensivo. Brelom mi piace molto, devo essere onesto, in questo archetipo. E possiamo ancora vincere, ma Snowclock deve fare miracoli. Deve letteralmente fare miracoli. Non cambia niente. Non capisco perché abbia fatto questa protect. La heal non mi finisce comunque adesso. E qui guardate, bastava davvero che lui fosse CB o che ittassimo quella cavolo di Bora su Brelom, e noi avevamo veramente molte più chance. Poi per l'amor del cielo, lui poteva anche fare tre colpi di semitraglia invece che due. Siamo stati fortunati in quel frangente, verissimo. Però ci ha pensato sul misso non misso. Avete visto? Ci ha pensato. Va bene. Sono veramente molto contento. Sono anche contento che fortunatamente nel primo game, quindi in tempi non sospetti, non sapevo di trovarne tre di team come questo, vi abbia detto: raga, il matchup è in salita per questi motivi, per Arcanine, bla 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 bla. E infatti, come avete potuto vedere, spesso e volentieri la spina del fianco è stata Arcanine. A maggior ragione che ti trovi quello Life Orb con Zuccata, che ti trovi quello AV. Cioè, se lo riesci a fissare su una mossa, ce la puoi fare. Te la giochi. Si locca su qualcosa, si locca su Fran. Se no, a lista chiusa. Ti devi affidare a delle certezze. Amen. Signori, lasciatemi piace, iscrivetevi e ci vediamo stasera alle ore 18, perché vorrei provare proprio questo archetipo che abbiamo affrontato, dell'avversario. Ciao a tutti.